Teniamo quindi la carriera, capitolo 5, mentre ci spostiamo tutti a Monza. La Scuderia Alfa Romeo è riuscita a ritagliarsi un momento per respirare durante questa seconda metà della stagione 2020. Entrambi i piloti sono affamati, ma è Hayden Jackson che vuole a tutti i costi surclassare il suo compagno Casper Ackermann. Ci sarà Quindi godiamoci sicuramente il un video. problema con le batterie. Perdo potenza nei rettilinei. Bene, mentre l'accelerazione è ok, no? Ci diamo un'occhiata. Ehi, come va, ragazzo? Fila tutto liscio, spero. Sto bene, Brian. Stiamo facendo delle modifiche dell'ultimo minuto. Sì, così mi piaci. Con questo tipo di dedizione scommetto che riuscirai a portarci qualche altro punto. Ci proverò. Sono contento di averti, Hayden. Volevo fartelo sapere. Ho ricevuto un messaggio da Mattia Binotto. Ti ha menzionato. Oh. Vorranno tastare il terreno. Ti tendono d'occhio. Allora, niente pressioni, vero? Allora, che problema ha l'auto? Perde potenza nei rettilinei. Non è nulla di grave, possiamo sicuramente risolverlo. Abbiamo tempo per installare la versione 2 della Power Unit prima della gara? Certo, capo. Casper ha segnalato dei problemi? No. Ok, facciamolo. Installate la V2 per Hayden. Beh, non cambia, ne siamo sicuri? Certo che sì, ti darà velocità. Beh, giusto un po'. E poi tutto per la nostra stella. Casper, come stai? Pronto per la gara? Gelosia, quindi dentro i box. Il Devon è nel dettaglio, una chiacchierata con il pilota Alfa Tauri, Devon Butler. Dinanzi a noi abbiamo GP italiano. Devon Butler controlla il suo pilota, affidabile e schietto. Butler si esprime in maniera seriosa senza mai essere scopettamente onesto, specialmente quando gli si chiede sui piani per il futuro. Continuerò con Alfa Tauri anche nella prossima stagione perché dovrei cambiare. Non è un segreto che ci siano delle storie controverse attorno a Devon, magari è proprio quell'atteggiamento menefreghista che ha reso sempre piloti britannici meno preferiti dei fan. Abbiamo chiesto a Devon cosa ne pensasse dei suoi detrattori, di chi semplicemente è stato schietto nei suoi confronti. Non mi interessa, per poi ricarare la dose con almeno le persone parlano di me, fatele parlare, sono io quello che guida e non ho intenzione di schiodare. Ok, qui abbiamo ragazzi un po' di social, andiamo dritti alle main, attento ai cordoni interni delle prime due chicane. Qui sarà la mamma, Brian ancora. Brian! Hayden, eccoti qui. Senti, non preoccuparti di Casper. Fermo, Brian. Casper non è minimamente nei miei pensieri adesso. Ho una gara su cui concentrarmi. Bravo ragazzo. Nel garage è stata colpa mia. Lo conosco bene. Cosa? Sai che è infantile, egoista. Sono stufo, Brian. Mi sta accorfiato sul collo dal primo giorno. Deve crescere. Ok, lascia Casper a me e concentrati sulla gara. Facciamo buon uso della nuova Power Unit, ok? Certo, Brian. Ci vediamo in pista. Va bene, quindi terminato anche questo. Cordoli interni. Beh, Monza, ricorda di tenere il gas a tavoletta. Andrai alla grande. Ok, cambio programma. Prima del servizio fotografie domani. Intervista con Trackside. Vabbè. Ragazzi, penso che non si fa niente. Però avanziamo e andiamo alla gara. Capitolo 5. Welcome along then to race day at what we hope will be another thrilling Formula One Grand Prix. Monza, grande pista. With top speeds up to 215 miles per hour and an average lap speed of around 155 miles per hour, Il Monza's tempio reputation della as one of velocità, the ragazzi, fastest Monza. circuits in the sport is well earned. We have 11 corners on this Vedremo che 3.6 obiettivo mile abbiamo track with the invece best con overtaking chance coming into il the heavy team. braking zone of the turn 1 chicane. Here we are then, Monza, the 90th time this event has been held. So a special year for F1 fans, particularly the Italians, who are rightly proud of this event and its heritage. Yeah, it always feels a bit special here, doesn't it, Crofty? Hamilton holds the joint record with Schumacher for number of wins here at 5 apiece, but could snatch it outright today with a 6. Nearly 100 years of history here, so let's see what this year holds in store for the Italian Grand Prix.
Vediamo quindi la griglia. Partirà Hamilton davanti, sicuro. Mi sento due Mercedes davanti a Monza. E Ferrari probabilmente o Verstappen terzo. Ackerman che parte benissimo. Norris, Ricciardo. E Ferrari sono indietrissimo. Alexander Albon, Ocon, Leclerc, Pierre Gasly and Butler, Vettel, Grosjean, George Russell and Aiden Jackson. Partiamo malissimo, ragazzi, dalle qualifiche. E Ferrari anche male, parte invece benissimo il nostro compagno di squadra. Ok, facciamo ruggire questa nuova power unit. Strategia di gara, 13 giri anche qui. Abbiamo un cambio con 7-6, mentre altrimenti due giri in più per andare a montare le dure, ma direi che teniamo la strategia iniziale e andiamo direttamente alla gara. Invece farei una cosa, ragazzi, se me lo permettete, andrei sugli aiuti e mettiamo la traiettoria dinamica solo curve, visto che iniziamo a prendere un po' di confidenza con questa Formula 1. Siamo a Monza. Parte benissimo la Haas, partiamo male noi invece con slittando molto. Non so cosa va a succedere alla prima curva, ragazzi, in caos. Io qua taglio, ragazzi, perché sennò è la fine. Collisione con Latifi. Siamo penultimi, quindi abbiamo perso una posizione. Non so, ragazzi, qual è l'obiettivo di team. Fortunatamente è un circuito che conosco. Attenzione, due Alfa Tauri, anzi Alfa Tauri e Jax Haas. Intanto segna il miglior giro, ci affianchiamo a Alfa Tauri che Butler in questo caso quasi ci butta fuori. Andiamo a vedere nella staccata finale. Lo fai sembrare facile. Così qua quasi mi ero andato in testa a coda. Qua Gasly di nuovo davanti, sono comunque 13 giri, ragazzi, gara lunga. Macchina decisamente performante. Attenzione perché si attacca al DRS. Abbiamo le due Ferrari. Terzo giro su 13.
proviamo a passare la prima delle Ferrari dentro. Abbiamo sì, Leclerc. Ragazzi, sembra che abbiamo il turbo su questa Formula 1, anche se arriva Leclerc a bomba dietro, tre macchine affiancate, attenzione cosa va a succedere. Conferma. Conferma modifica. Ricevuto, va bene. Attenzione sul passo all'esterno. Cattivissima. Passo l'esterno, restituisci posizione. Restituisci la posizione. Andiamo a ridare attenzione perché arriva Leclerc dietro come un caccia. Sono tutti qua intanto. Qualche posizione che si giocherà con il pit stop. Provare a passare la Red Bull. Andiamo adesso su Stroll. Qui all'esterno, ci proviamo. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop, conteremo gomme medie. Andiamo poi in velocità, attenzione che qua succede il disastro. Dovresti raggiungere Casper a breve, sei libero di fare quello che vuoi. Perché abbiamo Casper praticamente vicino. Sesto giro, quasi in fase di cambio gomma. Sainz. Splendido, bella mossa. E attenzione, compagno di squadra
subito dietro, non ci vorrà lasciar passare secondo me. Infatti chiude, però andiamo a attaccare in pieno rettilineo. Ragazzi, direi che siamo messi bene. Qualcosa è successo invece a Hamilton, che è terzo. L'obiettivo penso era quello di passare il nostro compagno di squadra, quindi dovremmo esserci dentro. Io direi che appena apre la finestra box possiamo anche andare ai box, che sarà l'ottavo giro. Finestra del pit stop è aperta. Abbiamo staccato tutti, ragazzi. Stappen e Bottas. Box in questo giro. È il momento buono per il pit stop, rientra ai box alla fine di questo giro. Pronti a andare box, ragazzi, terza posizione. Ok, il distacco è 7,1 secondi. Vediamo di non prendere un altro 5 secondi di penalità. Penalizzare 5 secondi di accelerazione del corsia di box, non comprendo ragazzi perché prendiamo sempre 5 secondi, ho pure messo il P prima di entrare, incredibile. Vai, 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 sarà in gara l'uscita dai 1-9, gran cambio, gran cambio gomma del team Alfa. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Oh, gomma ragazzi, ancora quasi fredda. Ackerman che è primo, ma questo non si ferma. Deve ancora fermare Ackerman. Perché è entrato ai box Casper. Distacco dall'auto davanti 8,6 secondi. Thank you.
Mancano 3 giri, ragazzi, al termine di questo GP di Monza. Siamo in P4, ancora una volta schiviamo il podio. Pilota davanti. Hamilton è davanti a te. Il distacco dalla vettura davanti è 5,4 secondi. Monta gomme medie e nuove. Le sue gomme sono state montate un giro fa. L'ultimo giro è stato 1 minuto 26,1. Attenzione alle gomme, non dimenticarti dello stato delle gomme. Lunghi ragazzi qua. Ho mollato un po' troppo il Abbiamo freno. Abbiamo sufficienza per altri 5 giri. Mancano 2 giri al termine. Penso che non riusciamo a riprendere Hamilton. Troppo il distacco. Secondi e 7 intanto Hamilton. È bello ragazzi riuscire ad andare su un podio, ma la vedo dura, anche perché partiamo sempre indietrissimo. Non so che qualifiche fa questo Jackson, ma sempre dietro. Intanto ci ridà 5 secondi Hamilton, quindi guadagni un secondo a giro sul pilota che ci segue. Pilota davanti. Davanti c'è Hamilton. Il distacco dalla vettura che ti precede è 4,6 secondi. Monta gomme medie e nuove. Le sue gomme sono state montate 3 giri fa. L'ultimo giro è stato 1,26,3. Siamo più veloci di 2 decimi per giro. 0,7 secondi. Perché stiamo riprendendo il gruppo, sicuramente aiuta il fatto anche che c'è la battaglia davanti. Non manca un giro solo al termine e questo ovviamente non aiuta. Alfa Romeo ragazzi, però con questo power unit si dimostra essere il miglior tempo. Continua così. Un missile. Grazie, un paio di giri in più e riusciamo a prenderci anche Hamilton. Due giri più ragazzi, riusciamo a prendere anche il gruppo di testa. È vero, una bella gara sempre per Jackson. Adesso ho messo la gomma un po' a allungare,
Tutto sterzo. Già si sente la differenza sotto il 10%. Quando supera il 10% già. Andiamo a terminare questa gara. Direi bellissimo. Ok, gara finita. Posizione, vedremo cosa succede, ragazzi. Well, 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 quite the rivalry forming between the rookie Aiden Jackson and his veteran teammate Casper Ackerman. Yeah, it reminds me a little bit of when intentato Verstappen back in 2007. We all know how that one ended. Alonso returned to Renault pretty much the moment the season wrapped up. Well, let's hope it doesn't come to that. Red Bull are our winners today after showcasing some incredible driving. There's been a huge push from them lately to stay competitive with the other teams, and they're certainly proving themselves. Ottima giornata. E tu che intervista intanto? Allora, oggi sei finito a punti. Come ti senti, Aiden? Direi che siamo molto contenti. Sono soltanto felice di aver portato a casa questi punti. Casper ed io ci spintoniamo ogni tanto, ma è per rendere la cosa più competitiva. Oggi ho vinto io. C'è molto di cui parlare. Iniziamo dal fatto che sei migliorato durante la stagione. Cosa ne pensi a riguardo? Non ce l'avrei mai fatta senza la scuderia. Sono stati magnifici. Sento che mi vogliono bene e non potevo desiderare altro. Questa è la leccata di culo lo devo a loro. Per avere il contratto l'anno prossimo. Non che ti stia dimenticando di qualcuno. Dici un po', come va tra te e Casper Ackerman? Allora, beh, vabbè, facciamo i diplomatici. Alla grande! Le relazioni tra piloti sono sempre complicate. Normalmente cerchi di pensare solo a te stesso, ma spesso potresti causare incomprensioni. Preferisco lasciarmi alle spalle tutto questo. Ottimo, ed diplomatici. E chiudiamo questa intervista. Capitolo 6, ragazzi, quindi rientriamo nel box per proseguire col prossimo capitolo.